siamo congiunti. Ditemi quanto. Vai. Buonasera. Il nostro grazie ancora al Museo Correale che ci ospita per motivi contingenti, perché Sorrento ci preclude tutte le altre strade, e quindi sia, penso, anche la Conservuzio Logica, che è un istituto di cultura, faccia le sue conferenze dove c'è cultura. Ringraziamo il personale tutto, ma in modo particolare voi, i nostri cine operatori, Positano News, che ci danno la possibilità di poter raggiungere anche coloro che non sono qui visibilmente presenti. Abbiamo il gradito onore di avere qui il professor Arnaldo Marconi, che ha compiuto i suoi studi alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed è professore ordinario all'Università di Roma III. Ha trascorso lunghi periodi di studio all'estero. Poiché i suoi interessi di ricerca sono molteplici, collabora regolarmente a molte riviste che si occupano di tarda antichità, storia economica e sociale, storia del pensiero politico, storia della storiografia moderna sul mondo antico. Collabora, io credo, con tutte le riviste che si occupano di storie similari. Ricorderò soltanto le più importanti: Ateneum e la rivista storica italiana, I viaggi di Erodoto, Le sedute classiques dell'Università di Namur, Historia, Koinonia, la collana Studio Dinesi sul mondo antico, che dirige e ha ridenominata Studi sul mondo antico a partire da settembre 2009. Tra le sue innumerevoli pubblicazioni edite per Le Mounier, Mondadori, Salerno, Della Porta, ricordo le più recenti e solo quelle pertinenti al tema, perché se andate su YouTube ci vogliono 3 pagine per vedere tutto ciò che ha fatto come saggio, come scrittura, eccetera. Augusto, Storia Romana, Augusto e la creazione del Principato, la questione dinastica, fonti per la storia romana e ovviamente Giuliano, l'imperatore, filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo. Ora, alcuni dicono che io sono scenografico, ed è vero. Per farvi capire, io da teologo, l'amore che ho per Giuliano, l'apostata, faccio un simbolo particolarissimo. La mia spilletta, che ormai mi contraddistingue, è l'abbraccio di Pietro e Paolo. Io abbraccio idealmente il professore che mi dà la possibilità di poter parlare di Giuliano l'Apostata, perché da teologo vi dico che ha fatto meno danni lui che tanti imperatori che poi si sono classificati cristiani. Flavio Claudio Giuliano è stato un imperatore filosofo romano, l'ultimo sovrano dichiaratamente pagano, che tentò, senza successo, di riformare e di restaurare la religione romana dopo che essa era decaduta di fronte alla diffusione del cristianesimo. Per distinguerlo fu chiamato anche Giuliano II, Giuliano Augusto, Giuliano il filosofo o Giuliano l'apostata dai cristiani, che lo presentarono come un persecutore, ma per quanto personalmente avverso al cristianesimo e per quello che sono le mie conoscenze, non ci furono comunque mai persecuzioni anticristiane. Giuliano manifestò tolleranza nei confronti delle altre religioni, compreso l'ebraismo, al punto da ordinare la ricostruzione del Tempio ebraico di Gerusalemme secondo un programma di ripristino e rafforzamento dei culti religiosi locali. Ma tanto di più c'è da dire di quest'uomo eccezionale e particolare, e lascio al nostro gradito relatore la gioia di presentarcelo. Grazie. Io ringrazio molto Russo, collega professor Clemente, per le gentili parole di introduzione. Ringrazio ovviamente tutti i presenti e il Museo Correale per l'ospitalità in questa splendida sede. La mia esposizione verterà sostanzialmente, in qualche modo il produttore Clemente l'ha già messo a fuoco alcuni temi che io cercherò di svolgere in modo privilegiato in questo mio intervento, e cioè in qualche modo la questione religiosa, visto che a Giuliano è stato affibbiato in particolare dai polemisti cristiani questo epiteto infamante di apostata, e cercherò di inquadrare anche alcuni elementi, alcune caratteristiche del periodo in cui Giuliano si trova ad operare. Il dato essenziale da tenere presente è che Giuliano
regnò di fatto per un periodo di tempo molto breve, perché regnò come imperatore unico dai primi di dicembre del 361 alla fine di giugno del 363, quindi diciamo poco più di 18 mesi, e la sua proclamazione imperiale, la sua prima proclamazione imperiale era avvenuta a Parigi, quella che era una piccola località della Gallia settentrionale all'epoca, all'inizio del 360, ma di fatto il suo regno vero e proprio è durato poco più di 18 mesi. Questo è un dato molto importante che si deve tener conto, non fosse altro perché abbiamo di Giuliano una quantità di scritti veramente impressionante, quali non abbiamo di nessun altro imperatore romano, perché Giuliano era persona di grande cultura, di grandi studi, si era formato nell'intensità delle scuole filosofiche del tempo, con una devozione per lo studio fuori del comune, e questa si traduce in una serie di scritti che ci sono in larga misura pervenuti e che vanno da panegirici a trattati su alcune divinità e a molte lettere, alcune delle quali, pure molto sommariamente, spero di citare nel corso della mia esposizione. E da ultimo, come vedremo, Giuliano scrisse anche un grande trattato di natura teologico-filosofica, il trattato contro i Galilei, ovvero contro i cristiani, un trattato che però non c'è giunto se non attraverso la confutazione fatta da un suo grande antagonista, cioè dal patriarca di Alessandria, Cirillo, che fece questa confutazione tre generazioni dopo la morte di Giuliano. Tra l'altro Giuliano scrisse anche, e questo è davvero notevole, moltissime lettere. La sua corrispondenza è una miniera anche per capire i rapporti di varia natura sociale, politica, ma anche religiosa, che questo giovane imperatore, perché Giuliano era nato nel 331, quindi quando diventa imperatore ha poco più di 30 anni, aveva via via instaurato. Quindi abbiamo a che fare con una personalità davvero fuori del comune, e per intensità di studio e per qualità intellettuali e anche per un impegno politico e anche religioso un po' fuori del comune. Ecco, lasciatemi fare un enunciato che può sembrare un po' secco, un po' asciutto, ma che ha un suo significato, credo. Cioè, il breve regno di Giuliano risulta certamente condizionato dalla questione religiosa. Ecco, ma almeno a mio avviso va considerato peraltro come la vita pubblica del IV secolo d.C. non fosse in realtà così dominata dal conflitto religioso tra cristiani e pagani. C'erano anche altri interessi in gioco di cui si deve tener conto nel valutare le stesse reazioni suscitate da Giuliano nel corso della sua attività. Dobbiamo anche ricordare un dato essenziale, che quello che era peculiare del politeismo non poteva essere, oggetto di un semplice culto privato. Perché il politeismo, se vogliamo il paganesimo, ma forse è più corretto chiamarlo politeismo, è come religione pubblica, quando religione pubblica richiedeva lo Stato e quindi nello specifico una forma di sostegno imperiale. Cioè, se non c'era lo Stato a sostenere il politeismo era destinato inevitabilmente a venir meno, perché non aveva neanche più una sua ragione d'essere. E a sua volta il
sostegno imperiale significava la sopravvivenza della complessa anche tradizione del culto dell'imperatore, in particolare dell'apoteosi dopo la morte, con tutta la serie di pratiche locali che si manifestavano nella concretezza della vita quotidiana e rendevano evidenti come le varie comunità negoziassero la loro collocazione all'interno dell'impero romano. Si tratta quindi, come capite, di un elemento, direi, di natura strutturale, permanente, a prescindere anche dallo stesso cambiamento delle sensibilità religiose. E qui ecco perché la svolta costantiniana è stata così importante, perché la scelta di Costantino a favore del cristianesimo non ebbe conseguenze, come dire, immediatamente percepibili, avvertibili nell'organizzazione del governo imperiale e sulle élite che lo governava, ma di fatto ci fu un profondo riordinamento nelle istituzioni. Stavo dicendo che gli imperatori, volevo dire che gli imperatori cristiani, a partire dunque da Costantino, non dovevano in realtà misurarsi con una fede contrapposta alla loro, cioè almeno non dovevano misurarsi con una fede contrapposta alla loro sul piano, diciamo, dottrinario. Essi dovevano piuttosto fare i conti con un apparato di governo rispetto al quale i riti erano un aspetto essenziale, che si identificavano con l'impero come istituzione e come comunità di cittadini. Non vi era di fatto una chiesa pagana, almeno chiesa nel termine a cui noi siamo soliti ricorrere per designare l'istituzione che noi conosciamo come chiesa cristiana, come chiesa in particolare come chiesa cattolica, ma vi erano uomini certamente molto ricchi e talvolta anche culti, che svolgevano le funzioni sacerdotali come parte dei loro compiti di governo, compiti fondamentali per gli imperatori, qualunque fosse poi la loro specifica adesione religiosa. Ciò rendeva unico, uno scontro aperto non solo difficile, ma improbabile e comunque non prioritario. Infatti gli stessi politisti, gli stessi pagani erano propensi per mentalità ad accettare la divinità scelta dall'imperatore, una forma di acquiescenza, per quanto nuova. Non si trattava solo di un necessario compromesso politico fra élite che volevano mantenere i loro privilegi e imperatori che non potevano fare a meno di un ceto, di una classe dirigente che era molto influente, ovviamente. E il profondo mutamento che il cristianesimo rappresentava, l'antitesi del modo in cui la religione era innervata nelle istituzioni, non poteva dispiegare i propri effetti se non nel lungo periodo, a seguito di una serie di altri fattori eventualmente concomitanti. E il mutamento era soprattutto, se volete, lo precedeva anche, ma era di mentalità, nell'abitudine a richiamarsi alla tradizione, e in questa tradizione peraltro vi era comunque uno spazio per una novità che fosse capace di inserirsi senza sovvertire l'ordinato funzionamento delle istituzioni politiche e della gerarchia sociale. E religiosa dei pagani limitava il potenziale conflitto, si deve anche peraltro considerare che gli esponenti dei ceti elevati che si convertivano, il tema della conversione è ovviamente fondamentale, potevano condividere una visione dell'impero e del proprio ruolo di governo che includeva la nuova religione in termini
diciamo così, non antagonisti. L'idea che, tra virgolette, la fine del paganesimo fosse la naturale conseguenza di un trionfo, diciamo, del monoteismo, a lungo preparato nel mondo romano, tutta una serie di antecedenti di vario tipo, insieme anche con l'idea che gli ultimi pagani, tra virgolette, si impegnarono nella difesa estrema dei loro culti ancestrali in conflitto con le pretese radicali dei cristiani, deriva probabilmente da un'interpretazione della storia religiosa dell'impero tardo che riduce il problema al rapporto tra pagani e cristiani, intesi i primi, cioè i pagani, come passivi e aggressivi, perché portatori di elementi di novità radicale, i secondi. Ma forse la dinamica storica fu in realtà più varia e articolata. Perché non si deve sottovalutare, a mio modo di vedere, che l'impero romano era tradizionalmente quello che noi potremmo definire, con un linguaggio forse un po' modernizzante, un mondo pluralista. Faccio solo il nome di uno storico molto noto del mondo tardo antico, di questo periodo, certi aspetti ha anche determinato un vero trend storiografico, e cioè lo storico anglosassone Peter Brown, che si è formato a Oxford ma che poi ha insegnato quasi tutta la sua vita negli Stati Uniti. Ecco, Peter Brown già alla fine degli anni 60 scriveva in un modo molto esplicito, direi, che i romani di Roma, per dire così, rimasero indispensabili, vale a dire che a prescindere dalla situazione religiosa, l'aristocrazia senatoria romana dell'impero tardo continuava di necessità a occupare il centro del palcoscenico e a rappresentare nella vita politica e religiosa quella che un senatore, uno degli ultimi senatori pagani, cioè Quinto Aurelio Simmaco, alla fine del IV secolo chiamava la pars major generis humanis, quindi un linguaggio un po' enfatico, la parte migliore del genere umano. Ma in realtà nei rapporti tra primo imperatore cristiano e aristocrazia senatoria, all'indomani della battaglia decisiva, Ponte Milvio, nell'ottobre del 313 fra Costantino e Massenzio, si può constatare come l'interesse comune fosse la collaborazione e la comprensione reciproca anche in campo religioso, a differenza anche di quello che credevano anche storici illustri come Andrea Salfetti, storico ungherese Andrea Salfetti, che vedeva le loro relazioni contraddistinte, contrassegnate da un forte antagonismo. Quindi le posizioni chiave in fondo rimangono un po' tutelate rispetto, anche dopo la svolta costantiniana, rimangono un po' tutelate dal conflitto religioso, nel senso che non c'è stato un drammatico cambiamento di personale di governo da parte di Costantino indirizzato a favorire i magistrati che avessero prontamente aderito alla nuova religiosa, alla nuova religione. Va tenuto anche presente come la stessa poesia cristiana in lingua greca, che nasce in una forma molto evoluta, direi, verso la metà del IV secolo in Egitto, non mostra poi una grande difficoltà ad adottare linguaggio e strutture retoriche dell'epoca pagana. Lo stesso Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi antagonisti di Giuliano, il problema si pone solo sul piano tematico e non su quello espressivo. In realtà oggi appare scontato che un carme profano con argomenti mitologici, poetici, storici non possa essere considerato una prova di un particolare credo religioso, perché gli stessi cristiani si cimentavano spesso in composizioni di questo genere. Ecco, quello che è peculiare di Giuliano, veniamo dunque a nostro Giuliano, è la sua attenzione, direi, per la prassi organizzativa,
la ricezione e lo sviluppo di pratiche utilizzate dalle comunità cristiane. Non gli sfuggiva l'importanza assunta dai vescovi, che ormai detenevano un controllo stabile su un alto numero di comunità, per lo più caratterizzate da compattezza interna e da valori morali condivisi, dislocate in una pluralità di regioni già significativa, per quanto, come sapete, il cristianesimo si sviluppò, si può ben capire, in primo luogo nell'area vicina orientale. La struttura di governo, molto solida ed efficace, di cui davano prova, aveva fatto sì che la Chiesa cristiana potesse ormai avere le caratteristiche di una comunità, diciamo pure, autonoma e autosufficiente rispetto a quella rappresentata dallo Stato. Ecco la corrispondenza, dicevo, la corrispondenza di Giuliano. E in particolare dalla corrispondenza di Giuliano risulta evidente il riconoscimento della rilevanza per la diffusione del credo religioso della carità, quella che lui chiama filantropia, e delle forme assistenziali in genere. A un interlocutore pagano fa notare come le comunità ebraiche si occupino con tanto impegno dei loro poveri che la mendacità al loro interno è di fatto sconosciuta. È notevole come in questa valorizzazione della funzione caritativa, in cui vengono esplicitamente coinvolti il clero e i ricchi, Giuliano si muova al di fuori, se vogliamo ben guardare, al di fuori della tradizione classica, per la quale la povertà in quanto tale non costituiva alcuna questione particolare. Non era un tema di cui si discutesse, la povertà in quanto povertà. Il fatto che nel corso del suo viaggio attraverso la galassia, viaggio che Giuliano compie nella tarda primavera del 363 per dirigersi da Costantinopoli verso Antiochia, cioè in Siria, il fatto che nel corso di questo viaggio provveda a far istituire degli ospizi e che una notevole quantità di grano e di vino venga riservata ai poveri al servizio dei sacerdoti pagani e che il resto fosse distribuito ai mendicanti, ecco, questo rappresenta certamente un'innovazione per la quale non esistono precedenti negli istituti classici. È evidente che Giuliano si ispira alle pratiche del clero cristiano, che è utilizzato come modello per quello pagano che intende riformare. Al di là di una certa ambivalenza di cui dà prova nei riguardi degli ebrei e degli stessi cristiani, il fatto che la loro fede li induca a sopportare le prove più dure sembra suscitare in lui una forma di, diciamo pure, di malcelata ammirazione. Per misurare l'innovatività della lettura del successo del cristianesimo da parte di Giuliano, si consideri quello che scriveva poco prima di circa due secoli prima di lui Celso, che è stato uno dei primi grandi polemisti pagani del cristianesimo, diciamo grosso modo per la seconda metà del secondo secolo dopo Cristo, in quello che è intitolato la Lettes Logos, discorso vero. Celso riduceva, questo polemista cristiano, riduceva il problema della conversione alla nuova religione a una questione di ceti marginali. Cito: vediamo anche nelle case private lanaioli, ciabattini, lavandai, insomma le persone più ignoranti e più rozze, che di fronte ai loro padroni più anziani e più assennati non osano neanche aprir bocca, ma quando poi riescono a prendere da parte i loro figli e sono insieme a loro qualche donnetta priva di comprendonio, fanno discorsi stupefacenti, per esempio che non bisogna dare ascolto al padre e ai maestri,
a credere a loro soltanto, che gli altri non fanno che cianciare, sono dei rimbambiti e non sanno e ne possono fare niente di realmente buono, presi dal loro vuoto chiacchiericcio. Loro soltanto, cioè i cristiani, sanno come si deve vivere, e se i ragazzi si lasceranno convincere, saranno contenti loro e renderanno felice la loro casa. Questo cesso nel secondo secolo. Giuliano, da parte sua, aveva il vantaggio di conoscere dall'interno l'organizzazione ecclesiastica. Giuliano è nato come cristiano, è nato in fondo all'interno della prima corte cristiana della storia, quella di Costantino, e Giuliano era nipote di Costantino, e contava di sfruttarne a proprio vantaggio le divisioni che contrapponevano le varie confessioni e i loro esponenti. Secondo un'interpretazione, forse un po' malevola, di Ammiano Marcellino, dello storico contemporaneo di Giuliano, Ammiano Marcellino, che era pagano, Giuliano, appena divenuto imperatore, convocò nella sua reggia i capi delle comunità cristiane, Cristianorum Antistites, esortandoli a praticare la loro fede senza alcun condizionamento. Ciò egli avrebbe fatto, secondo l'interpretazione di Ammiano, perché, avendo visto come tutti i cristiani, vescovi e popolo, erano in continuo dissidio reciproco, riteneva che tale libertà sarebbe stata per loro estremamente nociva. Giuliano, riferisce sempre Ammiano, ben sapeva per esperienza, e cito traduzione, che nessuna fiera è così ostile agli uomini come la maggior parte dei cristiani sono esiziali a loro stessi. I casi, così amiamo, i casi di contrapposizione, anche violenta, all'interno dell'Episcopato cristiano, di cui Giuliano doveva essere a conoscenza, sono numerosi, e a lui premeva probabilmente segnalare che, a differenza del suo predecessore, il cugino Costanzo II, non avrebbe interferito nelle questioni interne alla Chiesa cristiana. Costanzo II era un imperatore certamente profondamente cristiano, figlio di Costantino e suo successore, ma attenzione, con una peculiarità, a parte che veniva attribuita la fama di a torto ragione di essere una persona bigotta, con una certa propensione a forme di superstizione, ma o comunque di eccessiva religiosità, ma era soprattutto, aveva una caratteristica, era ariano, cioè nella disputa fra le fedi religiose che il concilio di Nicea, le fedi cristiane, che il concilio di Nicea convocato da Costantino nel 325 nell'intenzione di Costantino avrebbe dovuto sanare a favore del credo niceno, quello che tuttora la Chiesa ha fatto suo e per tutti i credenti tuttora professano. Rispetto a questo credo si era manifestata la fortissima opposizione dell'arianesimo, che di fatto, in una parola, contemplava la subordinazione del padre, del figlio rispetto al padre, negava la consustanzialità del figlio rispetto al padre, e l'arianesimo ebbe una sua lunga vitalità per almeno due o tre secoli. Tra l'altro la maggior parte dei popoli ariani arrivò al cristianesimo attraverso la forma ariana, che era probabilmente più accessibile ai popoli barbari. Ma ecco, dicevo, Costanzo II, la politica filo-ariana di Costanzo II poneva una serie di problemi e suscitava forti contrasti. Ricordo solo che un anziano vescovo, Ossio di Cordova, che aveva la veneranda età di 99 anni, gli inviò a Costanzo a rinunciare a ogni forma di costrizione, invitandolo a temere il giorno del giudizio una ferma sottolineatura della distinzione tra sfera statale e sfera ecclesiastica. E in Oriente molteplici erano le lotte interne e gli scismi,
che si verificavano in ambito ecclesiastico con una crescita in taluni casi anche esponenziale della violenza. Ci sono situazioni particolari che possono valere come verifica delle intenzioni, oltre che delle contraddizioni della politica. Un caso particolarmente significativo, particolarmente evidente, riguarda una grande metropoli del mondo antico, cioè Alessandria, Alessandria d'Egitto. Il caso che vide come protagonista gli alessandrini, per certi aspetti, è esemplare. Ad Alessandria il potere politico aveva cercato con ogni mezzo di avere ragione del fiero difensore del credo niceno, Atanasio. Così uno storico ecclesiastico V secolo, Socrate, che scrive in greco, presenta la vicenda. Cito: i soldati circondarono improvvisamente la chiesa e invece delle preghiere si preparò la guerra. In seguito, quando fu arrivato Giorgio, colui che avevano inviato dalla Cappadocia, egli accrebbe i misfatti che aveva preso da loro. Dopo la settimana di Pasqua, delle vergini erano state gettate in prigione, dei vescovi erano stati condotti incatenati da dei soldati, case e nutrimento degli orfani e delle vedove erano stati saccheggiati, si conducevano delle aggressioni contro le case anche di notte, dei cristiani venivano portati via, si sigillavano delle dimore, i parenti dei sacerdoti correvano pericolo a causa loro. Così sono storico ecclesiastico. Atanasio alla fine rientrò nella sua sede dopo che Giuliano aveva revocato il bando combinatogli da Costanzo II. Costanzo II aveva esiliato Atanasio perché era niceno, mentre appunto, come appena detto, Costanzo II era ariano. E l'uccisione di Giorgio che aveva Giuliano, anche la stessa era intervenuto dopo che Giorgio, che aveva preso il suo posto, era stato ucciso. Atanasio si impegnò attivamente nel cercare di conciliare sostenitori e oppositori delle decisioni prese nel concilio di Nicea. Giuliano, che evidentemente avrebbe preferito che i cristiani proseguissero nelle loro lotte interne, gli comminò nuovamente l'esilio. Ecco, cito ora passo di una lettera da lui indirizzata agli alessandrini che gli avevano chiesto di annullare la pena. Ecco, è un tono che direi appare particolarmente aspro, perché Giuliano non solo non accetta la richiesta, ma sembra in qualche modo aggrava le condizioni dell'esilio. Ecco, cito il passo di questa lettera. Fosse concentrata in Atanasio solo la malvagità della sua dottrina empia. Ora invece vi è tra di voi un certo numero di persone di origine non oscura e non esiste alcun problema. Chiunque scegliate nella massa per l'interpretazione delle scritture non sarà affatto inferiore a colui che rimpiangete. Se poi avete fatto questa istanza per amore di altre attitudini di Atanasio, infatti so da molto tempo che è un uomo capace di tutto, sappiate che proprio per questo motivo è stato allontanato dalla città. Un intrigante è per natura inadatto a governare un popolo. Se poi non è neppure un uomo, ma un misero miciattolo come costui, colui che reputa grandezza rischiare la vita, questo è principio di disordine. Per tale motivo, affinché non avvenga nulla di simile presso di voi, in precedenza abbiamo ordinato che egli si allontanasse dalla città. Ora ordiniamo che lasci il territorio di tutto l'Egitto. L'ordine si è esposto ai nostri concittadini di Alessandria. Quindi, Giuliano prima lo bandisce dalla sola Alessandria, poi aggrava la pena, lo espelle da tutto l'Egitto. Giuliano quindi si mostra costantemente preoccupato di sottolineare come lui rifugga da sanzioni violente contro i cristiani e di raccomandare ai suoi compagni di fede e in particolare ai magistrati di astenersene. Egli vanta il proprio comportamento in questi termini in una lettera scritta agli abitanti di Edessa, una città dell'Asia, della Mesopotamia, da Antiochia nell'autunno del 362.
cito: io sono stato verso i Galilei, questo è l'epiteto con cui Giuliano di regola si rivolge nei confronti dei cristiani. Sono stato così moderato e umano che nessuno di loro in nessun luogo subì violenza, né fu trascinato al tempio, né contro la sua personale volontà fu costretto con minacce a fare qualcosa di simile. Ecco, tra le prime misure prese da Giuliano c'era stata quella che prevedeva la restituzione dei beni dei templi confiscati. Questo era di per sé un provvedimento che corrispondeva a una logica di ripristino della situazione pre-costantiniana. Tuttavia l'attuazione di questa disposizione provocò oggettive ragioni di disagio tra i cristiani stessi. Giuliano pretese infatti che fossero gli ultimi proprietari dell'area dei templi a pagare le spese per le spogliazioni e per le distruzioni ad esse arrecate, senza tener conto degli eventuali passaggi di proprietà. Tuttavia, anche se è presumibile che possano essere stati eccessi da parte dei responsabili di queste distruzioni, in realtà è un po' difficile, onestamente, riconoscerle come facenti parte di un progetto persecutorio. Ecco, va tenuto peraltro presente un episodio che appare significativo, quello di un tale Marco di Aretusa che ci ha narrato da Gregorio di Nazianzo. Libanio, che è un amico di Giuliano, un retore oratore antiochino, scrive a un governatore chiedendogli di non prendere iniziativa contro un suo amico denunciato per essersi impadronito dei beni dei templi. È possibile che Giuliano, almeno nei primi anni del suo regno, pensasse a dar corso a una politica, come dire, di tolleranza universale, con un atteggiamento di sostanziale riconoscimento per tutte le espressioni religiose. Giuliano si preoccupò, oltre che di far restaurare i templi pagani, che erano stati presi di mira dai cristiani, nei decenni soprattutto del cugino in cui aveva regnato il cugino Costanzo II, si preoccupò anche di ricostruire le chiese cristiane che fossero state assalite durante i conflitti tra le varie sette. E peraltro da mettere in conto che i provvedimenti quali l'ordine dato al vescovo Eleuto di Cizico di ricostruire la chiesa della setta dei Novaziani, che era stata distrutta sotto i suoi predecessori, o nell'espressa autorizzazione data ai donatisti, una resia africana questa, perché avessero libertà di culto, ci potessero essere comunque finalità ostili al cristianesimo ortodosso. A un'intenzione di questo genere può essere ricondotto il decreto con il quale venivano richiamati tutti coloro, e in particolare i vescovi, che erano stati richiamati e che erano stati, scusate, designati in ragione della loro adesione a un credo particolare, più noto dell'arianesimo, o credo niceno, ma ce n'erano ovviamente molti altri, all'interno del cristianesimo. Questo decreto, per il suo carattere davvero singolare, suscitò l'interesse dei pagani cristiani, in quanto tutti lo interpretarono come se avesse delle finalità occulte diverse da quelle ufficialmente dichiarate. Va da sé che esso non poteva essere gradito al partito filoariano che sotto Costanzo II aveva, come abbiamo visto, goduto dei più ampi privilegi e che ora si trovava equiparato ai monariani. Potrebbe non essere tendenziosa l'interpretazione data da alcuni storici ecclesiastici che ritengono che l'intenzione reale di Giuliano fosse appunto quella di riaccendere la discordia in seno alla comunità cristiana tra le varie sette in modo da poter prevalere più facilmente su di loro. Appunto, noi abbiamo già visto quello che ci ha detto, che ci dice e ha scritto in proposito Ammiano Marcini. Una questione che torna regolarmente a proporsi tra gli studiosi riguarda una questione diciamo pure aperta in certi limiti, riguarda il presunto spirito di persecutorio delle misure anticristiane di Giuliano. In proposito si deve di
direi tenere, tornare a sottolineare che la brevità del suo regno, la stessa intensità della sua azione, rendono difficile pervenire a valutazioni sicure. In linea di principio, gli enunciati di Giuliano fanno, come dire, fanno presupporre una linea orientata alla moderazione, alla mitezza, come usa a scrivere Giuliano stesso negli interventi sanzionatori. Il punto fermo per lui sembra essere che quello che si deve, cito, se si deve punire, si deve punire senza eccesso, con moderazione. C'è un testo che, su cui vorrei soffermarmi un momento, è un testo un panegirico. Giuliano, nel corso della sua vita, fu per 5 anni giovanissimo Cesare, cioè quindi vice imperatore del cugino Costanzo II in Gallia, e qui si distinse anche come comandante militare di grande capacità. E lui scrisse un panegirico, anzi ne scrisse 2 panegirici a Costanzo II, e già nel secondo panegirico per Costanzo, in un contesto quindi direi non condizionato da urgenze specifiche di politica religiosa, aveva affermato: conviene, e cito, che le pene siano prive di brutalità, di durezza e di asprezza. Quindi c'è, se vogliamo, una coerenza, a prescindere dalla differenza di contesto, quello in cui scrive questo panegirico è completamente diverso da quello in cui scrive opera come imperatore nel suo breve periodo di regno. Nel caso in questione, Giuliano elogia il cugino perché si era astenuto dall'infierire contro i sospetti di cui la colpevolezza non era stata provata. La mitezza è presentata come il valore da perseguire rispetto anche a una giustizia rigorosa e inflessibile. E Giuliano sembra convinto del valore educativo, tra virgolette, della pena, e per questo si esprime contro il ricorso alla repressione. Sempre nello stesso testo sono riassunti i doveri che devono ispirare il re nella loro azione. Cito: ci sono i sovrani, ci sono 2 tipi di colpe, quelle che danno speranza di miglioramento e non escludono il ricorso a rimedi, e quelle che non lasciano al colpevole nessuna possibilità di guarigione. Contro queste ultime le leggi hanno escogitato la pena di morte come la liberazione dei mali, non tanto per lo scellerato stesso quanto per il vantaggio altrui. Il sovrano rivendicherà a sé la conoscenza e la cura delle colpe sanabili, ma si asterrà rigorosamente dal pronunciarsi sulle altre. Il comportamento di Giuliano nell'esercizio del potere appare, in buona sostanza, coerente con questi presupposti. Ammiano ci dice che diede prova di clemenza in molti processi in cui si trovò a far giudice, anche in casi in cui era stato sollecitato ad emanare condanne a morte. Per esempio, i genitori di una ragazza che era stata rapita e che lamentavano di non avere avuto abbastanza soddisfazione, avrebbe risposto, cito: le leggi biasimino pure la mia clemenza, ma è giusto che un imperatore di animo mitissimo sia superiore a tutte le altre leggi. Quindi le leggi. A differenza delle storie edificanti e tarde nelle quali si vedono i martiri tenere mirabilmente testa Giuliano, i contraddittori che hanno con lui, e trionfare su di lui in una serie di contraddittori, le testimonianze più attendibili mostrano in vero che l'imperatore si estenne dalla repressione cruenta. Al contrario, sottolineano una peculiarità del suo comportamento repressivo, vale a dire una sorta di piacere nell'emanare le proprie misure come una applicazione perfetta dei comandamenti cristiani, ritorcendoli però contro di loro. La questione religiosa si pone su un piano peculiare soprattutto per un imperatore come Giuliano, che vi attribuiva un significato del tutto decisivo. Naturalmente il problema della libertà di culto, e ovviamente anche soprattutto come la intendiamo noi oggi, è del tutto differente, non c'è dubbio. Voglio solo ricordare, perché ha un suo significato, un enunciato che si legge in una legge di pochi anni successivi alla morte di Giuliano, nel 371,
una legge che opera non proprio del suo successore diretto, ma insomma uno dei suoi più immediati successori, cioè Valentiniano I, che enuncia questo principio: uniquique, traducito in latino e traduco, uniquique qual animo imbibito volente libera facultas tributa est. A ciascuno è riconosciuto la piena libertà di onorare quanto da lui scelto nel suo intimo. Questa è certamente una novità nel pensiero antico e quindi deve essere in qualche modo contestualizzato. Ecco, mi piace ricordare, faccio un salto un po' azzardato forse direte, ma vorrei solo ricordare quello che ha scritto Benedetto Croce in un intervento sulla critica del 1900, la rivista La Critica, del 1924, un saggio scritto intitolato Fatti politici e interpretazioni storiche, perché qui c'è la questione naturalmente la questione dell'insegnamento cattolico e Croce aveva scritto, cito solo un passo brevissimo: l'insegnamento cattolico, per essere cattolico e sia pure tollerato dalla scuola di Stato, deve essere somministrato unicamente da chi si sente ed è cattolico. Siamo nel 24, quindi siamo 5 anni prima del concordato tra Stato e Chiesa in Italia. Era tutta una questione che poi adesso non entro nel merito, ma insomma Giuliano era ritornato un po' in auge anche per la questione dell'insegnamento, forse anche sulla base delle esperienze negative fatte con le persecuzioni di Diocleziano, diciamo, 302-303, si proponeva di intervenire prevalentemente con la persuasione anziché con la repressione. Secondo Vivagno, questo suo amico grande oratore antiocheno, il suo intento era fondamentalmente quello di un medico che si preoccupa di curare le malattie. Dunque, di fatto, Vivagno sembra escludere che Giuliano, malgrado i timori nutriti dai cristiani, potesse pensare di far ricorso alla violenza per convertirli. C'è un ulteriore aspetto che va preso in considerazione. È lecito chiedersi a quale forma di paganesimo si proponesse di richiedere adesione e se quello che è stato giudicato un irrigidimento della sua politica anticristiana nel corso del tempo, fino ad arrivare a quella che da taluni è stata presentata come una sorta di persecuzione mascherata, non fosse funzionale al tipo di culto da lui, con caratteristiche peraltro assai peculiari, da lui desiderato. In realtà non è neppure chiaro quando Giuliano decise di palesare la sua fede pagana, questo non c'è accordo, diciamo, a livello storiografico, perché noi sappiamo che ancora all'inizio di gennaio del 361 partecipava alla festa dell'Epifania e questo può lasciare intendere che tale dissimulazione avesse magari una finalità politica. Non è valutabile quanto abbia pesato poi la componente di natura bellica, militare, negli ultimi mesi precedenti la morte di Costanzo II. Costanzo II muore alla vigilia del conflitto finale con il cugino nel 361. Ma è plausibile ritenere che ad essa vada attribuito un ruolo superiore a quanto normalmente non sia stato fatto. Certamente, come si è riferito Damiano, Giuliano palesò il suo... Questo è, lo sappiamo, è indiscutibile, palesò in termini inconfutabili il proprio paganesimo una volta insediato a Costantinopoli nel dicembre del 361. Lo storico attribuisce tale, diciamo, manifestazione palese alla cessazione dei motivi della paura e giustifica il fatto che Giuliano avesse atteso sino a quel momento per fare quella che voleva, ma allora, dice Amiano, manifestò apertamente i suoi segreti pensieri e con decreti semplici e privi di ambiguità ordinò di riaprire i templi, che erano stati chiusi dal cugino Costanzo II, di portare vittime agli dèi e dunque di ristabilire il culto degli dèi. Giuliano, che pure non può essere accusato di reticenza in proposito,
sembra volere in realtà evitare di dare una versione esplicita, cosa che addirittura ha portato un biografo, uno studioso recentemente, ad affermare che di fatto fino al novembre del 361, questo mi pare francamente un'esagerazione, quindi fino alla morte di Costanzo II, non avrebbe, Giuliano non aveva ancora deciso a quale religione aderire, sia al paganesimo o al cristianesimo. In una lettera, un'altra lettera che cito, indirizzata all'amico Massimo, da Naisso, da Nisce, in Serbia, lo informa che ora venera apertamente gli dèi, ed è notevole che lui ritenga che la maggior parte dell'esercito che sta tornando con lui verso Costantinopoli condivide la sua fede e precisa di aver ordinato molte catombi come rendimento di grazia e dice di obbedire agli ordini degli dèi che esigono che tutto sia fatto come si deve. Il tono della lettera induce a pensare che Costanzo sia già morto. In ogni caso, manifestazioni così clamorose di paganesimo escludono la possibilità che essa potesse essere celato sino all'arrivo della capitale, nella capitale. Ad ogni modo, in un testo politicamente e ideologicamente molto importante, inviato agli ateniesi nel corso della sua marcia di avvicinamento verso Costantinopoli, Giuliano aveva espresso a chiare lettere la propria adesione al paganesimo. Adesso mi avvio così alla conclusione del mio discorso e considerando le critiche che Giuliano muove nello specifico al cristianesimo. Giuliano, ho già menzionato quest'opera all'inizio della mia esposizione, e Giuliano organizza in modo compiuto le proprie critiche di natura direi e filosofica e teologica nei confronti del paganesimo in quest'opera Contro i Galilei, scritta durante il suo soggiorno ad Antiochia nell'inverno del 362-363. Il titolo, che contiene verosimilmente un'allusione a un famoso versetto di Giovanni, del Vangelo di Giovanni 7-6, nessun profeta viene dalla Galilea, è rivelatore. Già nell'epitodo di Galilei, Giuliano vuole sminuire i cristiani in quanto seguaci di un culto diffusosi in una regione di secondaria importanza per gli stessi ebrei, la Galilea appunto. Giuliano vuole dare rilievo al fatto che il culto cristiano era scaturito da un gruppo locale, una zona marginale dell'impero romano. Il cristianesimo non sarebbe altro che l'espressione di una piccola setta di pescatori sorta come un'eresia del giudaismo e diffusa dalla minoranza di ebrei staccatisi dal loro credo e localizzati in un'area di secondaria importanza, la Galilea appunto. Questo scritto occupa un posto importante tra le opere giulianiche. A differenza delle orazioni, composte spesso molto rapidamente, nel corso anche di veglie notturne, ispirate in larga misura da testi che Giuliano conosceva anche a memoria, il trattato Contro i Galilei fu certamente meditato a lungo e fu portato a termine appunto nel corso di questi mesi passati ad Antiochia. Ripeto, il trattato è andato perduto. Probabilmente, congettura verosimile, che fu messo al bando da qualcuno dei successori cristiani di Giuliano. Ma esso appunto è in parte ricostruibile attraverso la confutazione fatta dal patriarca di Alessandria Cirillo e in misura meno significativa grazie a quella fatta da altri, in particolare da Teodoro di Mopsuestia. A essere preservati integralmente sono solo i 10 libri di Cirillo che replicano al solo primo libro del trattato, quindi 10 libri di confutazione a un libro di Giuliano, mentre solo in misura limitata si è conservata la sua risposta al secondo libro, i libri erano tre. Quello che abbiamo dunque sono in buona sostanza gli escerti di Cirillo e qualche altra isolata citazione. Ma malgrado questi limiti noi possiamo farci un'idea dell'opera di Giuliano a partire dalle sue formulazioni introduttive. Cito: mi sembra opportuno esporre a tutti le ragioni che mi hanno convinto che la macchinazione dei Galilei è un'umana menzogna diffusa con malvagie intenzioni.
essa non ha niente di divino, ma agendo sulla parte irrazionale dell'anima, che come i fanciulli ama le favole, ha fatto sì che le loro assurde invenzioni fossero credute. È mio proposito discutere tutti quelli che loro chiamano dogmi, ma devo premettere questo avvertimento. Se i miei lettori hanno intenzione di muovere obiezioni, è opportuno, come si fa in tribunale, che non devino dal tema e, come si dice, non rispondano con accuse finché non si siano difesi dalle prime imputazioni. Vale la pena ricordare in breve donde e come si è giunta originariamente l'idea di Dio, istituire poi un paragone tra la tradizione religiosa dei greci e quella degli ebrei, e infine domandare a quelli che non sono né greci né giudei, ma fanno parte della setta dei Galilei, perché abbiano preferito la nostra, la religione giudaica, e ancora perché non rimangano fedeli neppure a questa, ma staccandosi anche da essa abbiano percorso una propria strada. Quindi Giuliano accusa in qualche modo i cristiani di apostasia, quella che poi sarà dai cristiani rinfacciata a lui, per cui l'epitodo gli è in qualche modo rimasto attaccato. E in realtà il piano dell'opera doveva essere condizionato all'intenzione polemica giulianea, che probabilmente la rendeva difficilmente inquadrabile secondo i criteri o canoni tradizionali. L'intenzione dell'esordio era di riconsiderare l'origine dell'idea di Dio, appunto di tracciare un parallelo tra la religione greca e la religione ebraica. Essa sembra essere subordinata alla tesi secondo cui i cristiani, rifiutando tutto ciò che, cito, di buono e di valido ci sia in noi, sia negli ebrei di Mosè, attingono dagli uni e dagli altri quelle che si possono definire chere, cioè in qualche modo chere sono la divinità dei guerrieri morti in modo violento, ben radicate nei due popoli, l'ateismo dalla superficialità ebraica e una vita squallida e disordinata della nostra volgare indolenza, e pretendono praticarle come la miglior parte, la miglior forma di religiosità. C'è infine uno scritto satirico, i Cesari o i Saturnali, anch'esso composto nell'inverno trascorso ad Antiochia, in cui Giuliano dà davvero, come dire, libero sfogo al suo livore anticristiano. Si tratta di una sorta di rassegna dei propri predecessori sul trono imperiale, tra i quali salva solo, per la sua sensibilità filosofica, Marco Aurelio, l'unico che riconosca in qualche misura simile a sé. Il contro i Galilei, il battesimo nella funzione di santificazione in Cristo, promosso da Paolo, è interpretato come ennesimo esempio della paradossalità delle pretese cristiane di ripulire e curare l'anima senza averne anche l'efficacia di curare i mali fisici. La presentazione che Giuliano dà di Costantino può considerarsi che è l'eroe negativo dei Saturnali. Può considerarsi come una sintesi polemica del suo ripudio del cristianesimo. In realtà vi si possono individuare due elementi. Il primo riguarda le scelte politiche di Costantino, il secondo la sua conversione al cristianesimo. Nell'operato dello zio Giuliano non salva nulla. Le campagne contro Massenzio e Licinio, così come quelle contro i barbari, non sono solo pretese di grandezza senza sostanza. All'enumerazione delle sue imprese, l'interlocutore fittizio Sileno osserva: sarebbero questi i giardini di Adone che tu presenti come tue opere? La politica fiscale poi è presentata come contrassegnata da avidità e da spreco. Quando alla scelta di Costantino a favore del cristianesimo, Giuliano non individua alcun momento di svolta, alcuna vera conversione, diciamo, non vi vede in realtà una conversione, ma essa è spiegata come la necessità di trovare impunità per una lunga sequenza di delitti, che è un'impunità che solo il cristianesimo nel battesimo gli poteva garantire.
E infine Costantino, guidato dalla mollezza e dalla prodigalità con le maiuscole, perché sono due sorte di divinità, che fungono da archetipi della sua vita, trova in Gesù l'unico che possa riscattarlo dalla sua vita scellerata. Ecco, allora, non ho una vera conclusione da proporre, ma diciamo che la storia di Giuliano, alla fine, appare certo quella di una ribellione contro la nuova religione, ma anche e soprattutto contro tutto ciò che significava il mondo in cui si trovava o si era trovato a vivere, che gli aveva fatto assistere a 6 anni alla carneficina di tutta la sua famiglia, tutto il ramo. Lui era il fratellastro Gallo, forse per la loro tenerissima età, avevano circa 6 anni o poco più, erano gli unici superstiti di tutta la linea, una linea secondaria rispetto alla linea di successione diretta a Costantino, quindi un massacro spaventoso che potrebbe averlo verosimilmente traumatizzato. Ma in qualche modo possiamo riconoscere in lui anche una forma di ribellione o di insofferenza per quelle trasformazioni avvenute nelle città dell'impero romano, che a poco avevano perso quello che doveva essere da lui giudicato come il loro carattere autentico. E il fascino, nella sua contraddittorietà di questo personaggio, risiede, direi, proprio nell'intersecarsi di questi due piani diversi. Grazie per l'attenzione. Situazione. E ovviamente insieme a Fratellino era, in effetti il parente che era malaticcio così, quindi lui vide anche in questo un segno del destino per non essere morto. E qui vi ho fatto una piccola scheda geografica per farvi capire che se questa è la Giudea, Gerusalemme, la città santa, e questa è Samaria, dove c'è il monte Corazzim, dove qui i samaritani devono professare il culto e non più nel Tempio, questa è la Galilea. Cioè, come vedete, al di là di una terra pagana che è la Samaria, e vicino a Siro e Sidone, cioè la Galilea era chiamata la terra delle genti, cioè insieme ai pagani proprio. Tant'è vero che Gesù stesso, per scherno dai giudei, veniva chiamato il Galileo. Quindi non è strano che lui abbia assunto questa terminologia, copiandola addirittura da quello che era il ceppo originario. Io l'altro ieri qui ho detto che i nuovi arrivati, grazie a Paolo, professore, ha parlato della Galizia, lui ci arrivò nel 363 e fu facile fare ciò che aveva già fatto, che farà Madre Teresa di Calcutta, perché la Galizia era già convertita da Paolo, era forte lì il senso della comunione, depositare agli altari tutti i beni che si avevano. È chiaro il caso di Safira e Anania, in effetti negano di aver venduto un capo per il giusto prezzo, negano davanti a Pietro e muoiono all'istante ambedue. Quindi questo senso della carità, l'agape fraterna che univa. Però ovviamente era una religione che non aveva tradizione, e questo era gravissimo. Il professore ha detto bene, a Roma c'erano tutte le religioni. Immaginate, c'erano i Medi, i Parsi, gli Egiziani, gli Ebrei, tutti, perché erano antichi. La religione cristiana non ha antichità. E tenete presente che è giovanissima, scappano da Gerusalemme il 70 dopo Cristo, perché quando arriva Tito non trova più nessuno, loro stanno in effetti sbarcati dall'altra parte dell'Africa, e lì per la prima volta il 70 dopo Cristo si nominerà la parola cristiano. Ovviamente lui ha pagato lo scotto anche di tutto quello che poi è stato l'evolversi di questa cosa. Lui ha citato soltanto due eventi, ma tenete presente che c'erano i donatisti, i doceti, i valentiniani, gli ariani, i nestoriani, i novaziani, perché è impossibile per loro, come avrà dimostrato poi Giuliano in alcuni suoi scritti, una cosa incredibile. Cioè, voi avete in mente che cosa significa il politeismo di quell'epoca? Non è difficile capirlo, perché noi veniamo da questo. Gli ebrei escono dall'Egitto e sono politeisti, Baal li accompagna ancora, poi diventano monomadri, cioè sono costretti ad avere un Dio che comanda su tutto, poi diventano monoteisti. 40 anni nel deserto, c'è tutta una generazione distrutta per potersi coniugare a questa nuova cosa. Mosè non entra nella terra promessa perché il vecchio lo guarderà dal monte Nebo. Quindi questa è una cosa difficile da capire, all'epoca come monoteisti. E immaginate un Dio che pretende di mandare il suo figlio, l'unigenito, perché ama gli uomini più di suo figlio stesso.
Cioè era proprio pazzesco capire il termine che loro poi hanno usato dal greco, kenosi. Sì. Questa difficoltà Giuliano l'aveva, ma tenete presente che veniva paragonato a Marco Aurelio, cioè l'imperatore per eccellenza, si toglieva, cioè era proprio un mito. Lui era esperto filosofo, era un esperto della filosofia greca, era uno che contemporaneamente nella sua vita giovanissima aveva abbracciato varie filosofie. E per assurdo, guardate com'è strana la vita, lui si converte alla fine alla filosofia del Dio Mitra e poi dite, professore, che c'è? E c'è, perché i cristiani dove arrivavano e dicevano, tu che cosa credi nel Dio Mitra? Chi è il Dio Mitra? È uno che è nato in una grotta il 25 dicembre, il Sole Invictus. Non si chiama Mitra, si chiama Gesù, perché Gesù è nato il 25 dicembre ed è lui il Sole Invictus. La religione cristiana prende Mitra, lo toglie e ci mette Gesù. Ed ecco che può essere l'assurdo del pensiero, chiamare apposta da uno che aveva avuto già questa lungimiranza. Ovviamente lo studioso va anche a scoprire che cos'è in hoc signo vincit, che ci hanno fatto credere, che sogni, eccetera, eccetera. Non fece altro che sdoganare la possibilità ai cristiani di partecipare contro Massenzio. Per fortuna vinse, fu uomo di parole e diede ai cristiani la possibilità di potersi muovere. Ma Ambrogio, Sant'Ambrogio, non era altro che un amministratore che amministrava e all'improvviso lo fece vescovo. Quindi era un'epoca particolarissima, bisogna veramente entrare nel contesto. E sentite lui cosa dice di Costantino. Divenuto adulto, Giuliano rintraccerà nella bramosia di potere di Costantino l'origine di tutti i mali dei suoi discendenti. Ignorante com'era, dice, credeva che bastasse avere un gran numero di figli per conservare la sostanza che aveva accumulato, senza intelligenza, non preoccupandosi di fare in modo che i figli fossero educati da persone sagge, così che ciascuno dei suoi figli continuò a comportarsi come il padre, col desiderio di possedere tutto da solo a danno degli altri. Ecco qui il suo amore in effetti per l'Agape. Ovviamente, essendo un uomo di dialogo, io devo fare in modo che se ci sono domande devono essere ovviamente formulate al nostro relatore, altrimenti continuo. Così faccio la chiusura. Ci sono domande? Perché io sto studiando a fondo anche questo personaggio? Non soltanto perché mi piace tutto ciò che deve essere sdoganato dalla religione cattolica. Io ho la fortuna di essere nato in un'epoca particolare con un papa particolare che ha coniato una parola particolare, che è teologia in ginocchio. C'è una teologia che chiede scusa quando non capisce, non si erge ad essere in effetti despota nei confronti degli altri e cerca di capire. Ecco, l'ascolto, il dialogo interreligioso, eccetera. E questa è una persona incredibile. Ma mi affascina ancora di più perché tutti sapete che io amo il 1799. Cosa c'entra? Pochi mesi, 18 circa, per Giuliano, pochi mesi per la mia Repubblica Napoletana. Ma Giuliano è stato condannato dalla religione cattolica, ciò che è stato condannato dalla Repubblica Napoletana, alla damnatio memoriae. Hanno fatto di tutto per sdoganarlo. Cioè, chiunque veniva, in effetti, apologetico o meno, diceva qualcosa contro di lui. E tenete presente che non sono riusciti, perché lui è stato come Murat. Voi lo sapete come è morto Murat, quando gli hanno messo la pelle e questa cosa, l'hanno sparata la prima volta, gli hanno alzato i fucili, non ce la faceva sparare, cioè tu voglio spararla che paghi i prezzi. Cioè in effetti per farvi capire il coraggio di quest'uomo e il coraggio di Giuliano, che mentre viene assalito l'accampamento esce senza corazza, cosa gravissima quella, e viene colpito con un colpo di lancia, non muore, salleva la lancia e continua a combattere. Ma di che stiamo parlando? Cioè per me è veramente è un segno di Dio in quel momento. Eppure guardate perché è uguale al 1799. Lui non ha realizzato niente. In vita Giuliano non riuscì a realizzare nessuno dei suoi progetti, non la conquista della Persia, non la riforma religiosa, nemmeno quella dell'impero, perché la concessione di un'ampia autonomia amministrativa alla città fu subito revocata dai suoi successori. La storia avrebbe avuto pochi motivi per ricordarlo, e invece lo ha innalzato tra i suoi protagonisti. Forse questo avvenne perché la sua sorte seppe toccare il cuore e la mente degli uomini. E la leggenda, che è il linguaggio del cuore e dell'immaginazione, lo ha sempre dipinto come un uomo che visse ricercando, lottando e soffrendo, presentandolo ora come un demone, ora come un santo, ma questo è il destino comune a tutti noi. Grazie.
nostri oratori e a tre nostri ospiti. Grazie, certo non me lo aspettavo. Grazie a lei, professore, grazie, davvero. Molto onore, guarda. Facciamo una foto insieme. Certo. Dai, dai. Certo. No, Sara, fatti un po' più di esame qui, qua. Foto la vorrei a questo punto. Ma non c'è che poi no, perché insomma c'è tempo, una cosa così eccezionale. Mi lusinga oltre ogni misura, insomma. Non me l'aspettavo.